Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La prima guerra mondiale fu un grandissimo laboratorio bellico. Durante la prima guerra mondiale, in preparazione della grande guerra, ci furono tantissimi esperimenti, ci furono tantissime ricerche, si sperimentò tantissimo e si produssero tante nuove tecnologie che durante la guerra sarebbero state applicate direttamente nel conflitto allo scopo di portare un vantaggio alle potenze minori che magari disponevano di un esercito meno numeroso di altri stati o dagli stati che disponevano già di un grande esercito e che volevano garantirsi un ulteriore vantaggio contro gli avversari. Penso all'utilizzo sistemico dei bombardamenti e dei raid aerei, penso alle dirigibili utilizzati per effettuare delle ricognizioni aeree, penso al lanciafiamme, armi chimiche, i primi carri armati, penso agli U-boat, ma tutte le tecnologie che furono introdotte durante la prima guerra mondiale non tutte ebbero questa efficacia dal punto di vista militare e molte si rivelarono per essere dei veri e propri flop. In questo video, che spero possa essere il primo di una serie di video più leggeri destinati al periodo estivo, voglio presentarvi tre tecnologie introdotte nella prima guerra mondiale, tre intuizioni, tre innovazioni che avrebbero dovuto stravolgere gli equilibri bellici, ma che non ebbero decisamente questo effetto. La prima di questa intuizione è il cavallo armato, probabilmente l'archetipo, l'antenato, il carro armato, possibile evoluzione, probabile evoluzione della cavalleria, che ovviamente non poteva più andare avanti con i mezzi tradizionali, quindi con lance e uomini armati e corazzati sul cavallo, ma con l'introduzione di sempre più efficaci armi a distanza e con armi corazzate, mezzi corazzati dall'altra parte, gli eserciti iniziarono a munirsi e a dotarsi appunto di cavalli armati. In questa fotografia possiamo vedere in tutta la sua magnificenza un fantino e il suo cavallo con un mitragliatore al lato, mentre il fantino è impegnato appunto a sellare e preparare il suo cavallo, un'arma veramente letale che, non dimentichiamoci, ha dominato ed è stata considerata per secoli l'arma decisiva sul campo di battaglia, ma in preparazione della prima guerra mondiale il cavallo era un tantino superato. Ad utilizzare il cavallo armato furono soprattutto gli imperi centrali, quindi l'impero austro-ungarico da una parte, l'impero ottomano dall'altro, e l'impero ottomano ne fece un uso veramente importante e massiccio del cavallo armato. E come possiamo notare, non vinse la guerra all'impero ottomano. Strano, avrei detto che col cavallo armato si fossero aggiudicati la vittoria, ma andiamo alla seconda invenzione, la seconda intuizione, sempre all'interno degli imperi centrali, questa volta totalmente inserita nel contesto bellico e nello scenario bellico dell'impero austro-ungarico. Questo strumento, questa tecnologia è ancora una volta un antenato probabilmente dei mezzi corazzati, un primo modello di fanteria corazzata, un uomo con un'armatura a dir poco ridicola che avrebbe dovuto proteggerlo da eventuali colpi di fucile e trasformare il soldato all'occorrenza in una vera e propria torretta mobile. Questa intuizione, in realtà questa innovazione, fu molto efficace e permise appunto all'Austria di prendere e conquistare terreno, soprattutto nello scontro contro l'Italia, e grazie anche a questa tecnologia, grazie anche a questa innovazione, che l'Italia perse terreno, quindi non c'è tanto da ridere se non per l'aspetto che aveva il soldato. Ultima innovazione, ultima intuizione, questa volta direttamente dall'esercito britannico, un punto di osservazione. Possiamo vedere quest'uomo intelaiato all'interno di questo coso, di questo affare, che doveva simulare la presenza di un albero molto alto, all'interno del quale il soldato si poteva nascondere e osservare quello che succedeva. La struttura era formata da una rete, probabilmente riciclata da pollai trovati in zona, rivestita con tessuti, con delle stoffe principalmente. Non sembrava un albero, nessuno vedendo quell'affare pensava "oh guarda che bella", nessuno lo pensava. Però anche questa invenzione, questa intuizione è stata utilizzata nella prima guerra mondiale. Se
questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un commento qui sotto, condividere, commentare, mettere mi piace, lasciatemi delle domande e se volete altri video di questo genere, di questo tipo, ci sono veramente tante intuizioni, tante innovazioni nella prima guerra mondiale e tantissime foto assurde che mi piacerebbe osservare, guardare e commentare con voi. Quindi fatemi sapere un po' cosa ne pensate, grazie a tutti per aver guardato il video, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social network, trovate tutti i link in descrizione, vi invito ad iscrivervi alla newsletter del sito così da non perdervi le notizie più importanti, un saluto anche al cane che sta abbaiando fuori dalla mia finestra e noi ci vediamo al prossimo video.